si insegna che non c'è fine all'orrore, la vita si insegna che vale solo l'amore. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvati, salvami, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvati, salvami, 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 salvami. Salviamoci, salviamoci dalle polemiche, dalle contestazioni, da una scia infinita di sconfitte, dalle preoccupazioni. Ci dobbiamo salvare da tutto questo, abbiamo un mese di tempo, 4 giornate di campionato per farlo, con le modalità che deciderà la società. Lo sapete, ieri dopo la sconfitta con il Crotone la società si è presa un po' di ore per decidere. Riflessioni che stanno andando avanti in queste ore. Non è facile prendere delle decisioni in questo momento perché insomma ci si gioca molto nelle prossime sfide di campionato. La squadra intanto da ieri sera è in ritiro, oggi ha svolto un lavoro defaticante senza Oddo, è vero, notizia che è rimbalzata su tutti i siti, ma questa è semplicemente routine perché il lunedì di solito non è previsto allenamento c'è stato solo perché la squadra era in ritiro e quindi i giocatori sono allenati tranquillamente con lo staff di Oddo. Domani arriva Gino, altra notizia che rimbalza sui siti in maniera clamorosa, era un arrivo assolutamente già previsto e già concordato, però è chiaro che insomma da qui alle prossime ore ci si aspetta qualcosa, probabilmente qualche decisione, potrebbe essere andare avanti con Oddo, non andare avanti con Oddo, che ne so, staremo a vedere quello che si deciderà. Il momento è però difficile e quindi siamo qui per parlarne con ancora sicuramente la serenità, perché sempre di calcio stiamo parlando, ma con particolare attenzione perché da qui in avanti non si può più sbagliare. Ecco perché abbiamo cominciato con una grafica che apparirà alle mie spalle e che è 11 sotto processo, perché dopo 11 sconfitte consecutive non si può non aprire un piccolo processo a quelle che sono tutte le componenti in gioco e ovviamente anche l'allenatore. Lo faremo. Da dove parto? Da qui, da Valerio Bertotto. Buonasera, ben trovato Valerio. Buonasera Giorgia, ben trovati. Buonasera Guido Gomirato. Buonasera a tutti. Dobbiamo dire che il Barone ha la febbre, 39 di febbre. Ma sapete perché? Perché il Barone, per il Barone vincere è l'unica cosa che conta. Dopo 11 sconfitte consecutive il Barone sta male, capite? Era quasi scontato. Ha la febbre il Barone, ciao Barone. Marco Tavian, buonasera. Ciao Giorgia, buonasera a tutti. Davide Micalic. Ciao cara. Il lato della Udine che sorride. Felice, che sorride, sì, questa è una bella cosa, complimenti per la tua GSA, avremo modo di parlarne. Max Moras, buonasera anche a te. Buonasera a tutti. Maurizio. Buonasera anche da parte mia, è chiaro che è una serata un po' complicata, ma che cercheremo di analizzare come al solito con i numeri, con le cifre di questo momento, con il touchscreen, con anche quello che è rimbalzato sui siti, perché è inevitabile, è stata una giornata molto frenetica anche con i vari tam tam che si sono rincorsi e ovviamente aspettiamo anche i vostri messaggi da casa e per questo salutiamo anche Leonor Nocet, buonasera. Grazie Maurizio, grazie Giorgia, buonasera a tutti gli ospiti e sì, appunto aspetto le vostre considerazioni, i vostri messaggi, il numero è sempre lo stesso, 349 3081 741. Ho visto che per Eleonora è l'esordio al Tonight, trattatela sì. Bene nei messaggi, mi raccomando. Ma sappiamo che insomma alla tua sola visione saranno felici di scriverti. Allora, signori, da dove cominciamo? Partiamo dai numeri, dai freddi numeri, perché da lì non si sbaglia mai e li andiamo ad analizzare con Maurizio. Come al solito la fredda e mera statistica tocca a me, allora andiamo con la grafica che riguarda le cifre di Massimo Oddo. Ecco, allora l'abbiamo spaccata in due perché è così, insomma c'è stato un trend nelle prime 11 giornate che ha visto un Udinese conquistare 21 punti, media di quasi 2 punti a gara, 18 gol fatti, 9 subiti e soprattutto nono posto in classifica. Però appunto parliamo di 11 gare fa perché nelle successive 11 sono arrivati 0 punti, ovviamente la media rimane 0, 7 gol fatti, 24 subiti e soprattutto 5 posizioni perse, ma soprattutto posizioni perse per quello che riguarda la zona che scotta i punti di vantaggio rispetto alla zona retrocessione. Abbiamo visto anche un po' che chiaramente il complessivo, che fino a qualche tempo fa era buono, è ovviamente calato molto, media sotto al punto a partita, è chiaro che questo è un indicatore abbastanza rilevante. Rifatemeli vedere quei numeri perché poi uno li guarda e dice ma è davvero così, cioè li devi un attimo riguardare e dire non ci credo, perché 11 partite, questo arriva e ci fa toccare l'Europa, perché bisogna dirlo insomma, regala entusiasmo, gioco, gol,
Poi, esattamente 11 partite dopo, sono il totale rovescio della medaglia, il nulla, 0 punti, 11 sconfitte consecutive, qualcosa che faticheremo a dimenticare nella nostra storia. Ma che cavolo è successo? Ma come può succedere? Io non riesco a capacitarmi, ditemelo voi. Cioè, a un certo punto che cosa succede? Perché si spegne la luce così e ti fa sprofondare in questo buio? Chi vuole partire? Marco, vuoi partire tu che sei al centro? Beh, ti dirò che io ieri sera ci ho ragionato molto su questa tabella qua. Perché lui dice i freddi numeri, Maurizio ha ragione, però i numeri sono quelli che non mentono. E in effetti è andata proprio così. Cioè, noi nelle prime 11 partite perdiamo la prima con il Napoli, facciamo le 5 vittorie di fila, pareggiamo altre due gare, perdiamo con la Lazio, vinciamo a Genova, squadra che non è in classifica. E quindi 11 partite abbiamo fatto 2 sconfitte, 9 partite utili, e le altre 11 sconfitte abbiamo fatto 0 punti. E tu devi andare ad analizzare queste cose qua, perché non puoi attaccarti solo alla sfortuna, al momento no della squadra, all'involuzione o alla stanchezza, perché qua è veramente sono due campionati completamente diversi. Giorgia, io ho cercato di dare almeno una giustificazione a questo. Sai, siamo passati dall'anno vecchio all'anno nuovo. A novembre questa squadra ha fatto il filotto. Vi ricordate, a dicembre ha fatto 5 partite, ha fatto 5 vittorie. Una delle prime squadre in Europa. E alcuni giocatori io l'avevo definiti un crack. Barak era un crack. Faceva anche rima, ma faceva gol e assist in tutte le partite. Jankto, l'abbiamo visto adesso, segnava a ripetizione. Widmer era tornato al gol. Gol in casa con il Verona, gol poi anche a Bologna. Ali Adnan sembrava che fosse stato un giocatore che veniva da un'altra squadra perché era irriconoscibile rispetto a quello dell'anno scorso. E poi qualcosa è cambiato, Giorgia, perché non mi posso attaccare al discorso della sfortuna. Cosa è stato? Adesso sai, io cerco di andare a snocciolare un po' tutte le situazioni. Io non lo so se è stato anche un cambio di lavoro, perché indubbiamente il mister quando è arrivato, sai, vanno anche riconosciuti all'allenatore che ti precede, perché uno che ha lavorato per 4 mesi sicuro un lavoro l'ha fatto, non posso andare tu a dire... Tu dici che ha sfruttato la scia del lavoro di Del Neri? Ma forse l'ha sfruttata, forse lui ha cambiato, perché sai, noi allenatori, perché io mi considero ancora allenatore, ci fidiamo molto di noi stessi, no? E quindi quello che faccio io è perfetto, quello che fanno gli altri non va bene. Poi tra l'altro se lo hanno cambiato vuol dire che ha sbagliato tutto. Questo non è così, perché tu comunque sei arrivato, hai fatto una grande partita con il Napoli perdendo 1-0 immeritatamente, poi hai fatto 5 vittorie di fila. E siccome tu quando arrivi non è la bacchetta magica, perché non è che tu arrivi e dal martedì li fai fare degli esercizi e questi vincono, è chiaro che tu hai sfruttato anche un lavoro fatto. Prendiamo Barak. Barak è entrato in campo con la Spal alla seconda giornata ed è stato un crack fino a gennaio. Adesso Barak è irriconoscibile, Samir è irriconoscibile. Io credo che qualcosa sia cambiato anche sotto l'aspetto atletico, perché poi io 3 settimane fa, Giorgia, mi dispiace sottolineare questo, ma io guardo molto i numeri, ho parlato degli infortuni. Noi abbiamo avuto 7 infortuni muscolari importanti con dei giocatori che non li avevano mai avuti negli anni precedenti. Prendiamo Danilo. Noi abbiamo avuto fuori Angella, Danilo, Widmer, Ali Adnan, Berami, Alfredson, Cuba stesso e anche Lasagna. Cioè sono 8 giocatori che hanno infortuni muscolari e sono quasi sempre degli stiramenti. E c'è un qualcosa che a livello di lavoro atletico lo stai facendo in maniera non corretta, perché questa è l'analisi. I numeri sono freddi ma sono veritieri. Se io ho 7 giocatori che hanno degli stiramenti, vuol dire che faccio un qualcosa di fisico che secondo me va ricalibrato. Però, cioè questa è la mia visione, perché ti torno a ripetere, sembrano due squadre, due allenatori completamente diversi. No, è veramente incredibile, cioè, questi numeri sono incredibili. È pazzesco, no? È qualcosa di pazzesco. Cioè 11 partite e 11. Io credo, ho l'impressione, ti torno a ripetere, che qualcosa è stato cambiato, perché a livello tattico abbiamo sempre giocato con quel modulo e qua, se permetti Giorgia, è un piccolo errore che fa l'allenatore, perché quando tu perdi 4, 5, 6 partite devi cambiare anche per dare una voce diversa ai tuoi giocatori, no? E invece abbiamo continuato a giocare sempre con 11 partite con lo stesso identico ruolo, magari le perdevi lo stesso, per l'amor del cielo, non è che le vincevi. Sì, però voglio dire, qualcosa tutto in più... quello che mi puoi dire, sì, l'errore tattico, il cambio che sbagli, non gioca, non so, un modulo piuttosto che un altro, dovevi cambiare, ma cavoli, un punto, due no, punti, certo, tre punti, certo, in 11 partite, è una cosa... cioè, allucinante. Succede, Davide, vengo da te. Poi vengo da te. Quando c'è un problema, sì. Quando c'è un problema importante di fondo. Io a gennaio dissi all'allenatore che avevo già evidenziato un calo e che soprattutto che era da mettere in preventivo il calo dopo
5 vittorie di seguito. Lui mi disse che ero pessimista. Ah, vabbè, sempre pessimista io. Mai dire che sono realista. Strada facendo ho visto la squadra via via sciogliersi come neve al sole. Ad un certo punto ho parlato, mi sembra qui, di dubbi sulla condizione fisica atletica della squadra. Mi si è risposto che non è così, che il problema è mentale. Ma il calcio è abbastanza semplice. Quando non riesci a pressare un avversario, quando dai spazi incredibili all'avversario, anche a quello sulla carta meno difficile, vuol dire che non ce la fai più a livello atletico. Io ho ricordato la gara con la Lazio e ho detto: la Lazio mi sembra il Barcellona più forte di sempre, il miglior Barcellona, perché si passavano la palla così a occhi chiusi e i giocatori fermi non ce la facevano più. Perché se guardiamo i numeri, se ricordiamo le partite degli ultimi due mesi, dell'ultimo mese e mezzo, viene in mente Sassuolo, a Udine col Sassuolo, 1-1, nel finale crack, la squadra non stava in piedi. Cagliari era già portato in porto quel pareggio salutare, tan al 39 del secondo tempo, 2-1 per il Cagliari. Veramente. A Napoli hanno corso, sì, a Napoli, forse perché era fresco, perché era in notturna, ma a un certo punto... Avrei qualcosa da dire, Guido, però, su quello. Anche a Napoli, nel finale, boom, 3 gol mi sembra hanno preso nel finale. Ieri il Crotone probabilmente si sarebbe accontentato del pareggio perché non ha fatto nulla. A un certo punto si è portato in avanti, si è trovato la palla del gol perché, incredulo su quello che è successo nell'area dell'Udinese, e ha segnato il gol della vittoria. Troppe volte nel finale l'Udinese ha ceduto le armi, troppe volte per non chiamare in causa la condizione fisica atletica che secondo me è carente. Gianpaolo Pozzo tempo fa è intervenuto e ha detto: questa squadra non corre, questa squadra arriva sempre in ritardo. Ma allora è vero che c'è la tecnologia, ecco, ma attenzione, non bisogna, la tecnologia non è affidabile al 100%, e l'occhio, come nella medicina, anche l'occhio clinico è importante, come nel calcio, l'occhio di un allenatore, l'occhio di un preparatore, e santo Dio che sono quindi importanti. Quindi tu dici, al di là dei numeri, l'esperienza, uno deve guardare e dire, ti accorgi se uno in campo cammina o no, okay. Non si può dire, okay. È la testa che non va, semmai in questo caso è l'opposto. Sono le gambe che non girano e di conseguenza neanche la testa non va, perché la squadra comincia a essere terrorizzata perché non riesce più a muoversi e perde. Siamo arrivati al ridicolo, perché è ridicolo in questo caso, a 11 sconfitte consecutive, record negativo eguagliato dell'Udinese 1922-23, ma allora, poveretta, questa Udinese aveva in campo degli operai, qualcosa, perché quasi tutti i titolari, dice la storia, tutti i titolari erano andati sotto le armi. Questa è la leggenda, la storia. Ma, ma nel calcio moderno, una squadra come questa, perché non è vero che non c'è un progetto, perché in 2 anni sono stati presi Janto, Barak, Lasagna, Samir, Fofana, adesso sono scarsi, è vero, sono scarsi fuori che Lasagna, ma sono diventati scarsi e comunque provvisoriamente. Questi rappresentano un progetto importante. Beh, però, per cui da questa Udinese, ho finito, da questa Udinese era lecito attendersi, non dico l'Europa, io non ho mai parlato di Europa, ma io ho sempre parlato che questa squadra è in grado di arrivare in posizione mediana. Okay. Allora, so che ci sono milioni di messaggi che stanno arrivando, volevo fare parlare un attimo Davide, poi andiamo con i messaggi e arrivo a Max e a Valerio. La cosa della squadra scarsa è un ritornello che continuiamo a sentirci dire in questi momenti, e ci sta, per carità, perché poi il tifoso si arrabbia e magari dice: siete tutti scarsi, basta, andate a casa. Però se dopo 11 sconfitte consecutive sei ancora in zona salvezza, vuol dire che così, cioè, nel senso, qualcosa prima l'avevi fatto, no? Ma non sei, guarda, proprio da buttare. E tu che idea ti sei fatto, Davide? Allora, io non ho la competenza, nel senso che non seguo la squadra ogni giorno come i miei compagni di viaggio, soprattutto come Guido, no? Che è dentro tutto, o come i tre mister, qua sono uno meglio dell'altro, però, insomma, la squadra la seguo, sono tifosissimo, è la squadra della mia città,
e che ieri era allo stadio, e quello che posso dirti sono due cose. Prima, che eravamo io e il mio eroe qua di fianco venerdì sera, sabato sera qui in trasmissione, abbiamo visto la dichiarazione di Oddo, io sono tracollato, no? Perché non può un allenatore dichiarare, ma praticamente lui si è dichiarato sconfitto, io interpreto da dirigente, lui ha detto sono già segnato, boh, me la gioco, poi vi ho da ring, no? Ma vediamo, sì, poi ha fatto bene i tifosi a venire prima a contestare. Io purtroppo poi dico quello che penso, mi è sembrato che sono dichiarazioni perlomeno azzardate. Poi in campo ho visto con Maxi Lopez ancora un po' si menavano. Sì, ci sono stati dei vaffa importanti. Lì ci vuole coraggio anche, Maxi Lopez non fa gol neanche dentro dei bar, no? Esci e stai muto, però è bruttissimo vedere. Oppure quando ha preso gol, per sfortuna, perché l'Udinese ieri non meritava di perdere. Se poi vogliamo dire che il Crotone esce a fare applausi, applaudiamolo, ma ieri è una partita... Se c'è una squadra da vincere la nostra, evita il pareggio. Ha trovato un gol per caso sul rimpallo con Samir, che sembra un brocco, è diventato, la palla passa in mezzo all'area, gli rimpalla, arriva Faraoni, che qua non giocava neanche alle amichevoli, e fa gol. È il dio del calcio che si punisce. È il dio del calcio che si punisce. E poi scatta il fine mondo, ma era una partita che non meritavamo di perdere. Però so, è lì Oddo che lancia bottiglie in mezzo al campo, mi è sembrato oltre il limite della crisi di nervi, no? Quindi sicuramente c'è qualcosa che non va fra di loro, ma è ovvio quando perdi 12 partite. Però devo dirti una cosa, io ero allo stadio ieri e da vecchio tifoso di questa squadra, dai tempi che furono, e si respirava una brutta aria allo stadio. Non così vecchio, dai. No, beh, vecchio, per modo di dire, insomma. Okay. E, sì. Mi è dispiaciuto perché sembrava quasi che si aspettasse questo epilogo, no? E non va bene questo, non va bene, nel senso che i tifosi, io sono un tifoso, quindi il tifoso si incavola, è giustissimo, cioè fa parte del gioco. Sì. Però... non c'era magia allo stadio, non si respirava, si diceva tutti dobbiamo tutti insieme per vincere, tutti insieme per portarla fuori, oggi vinciamo e chiuso il campionato, che era vero. C'era quasi, si aspettava quasi un epilogo del genere per far partire la contestazione, no? E per partire a testa bassa, non c'era una bella atmosfera. Io la percepivo, mi è dispiaciuto, perché noi friulani in questo siamo bravissimi, cioè quando le cose buttano male, storicamente ne facciamo quadrato, no? Ieri c'era come un clima di... Non eravamo tutti dalla stessa parte, questo mi è dispiaciuto. E le dico perché poi ieri meritavamo, insomma, di chiudere questo campionato, invece adesso bisogna soffrire, si vedono un sacco di streghe dappertutto, no? E chissà come andrà a finire, pagherà Oddo, io credo che sia inevitabile, io non lo so cosa farà la società. Adesso poi ne parliamo. Io ero a Bologna, ero tutto il giorno in Lega perché noi iniziamo i playoff, viva Dio, per fortuna, no? Sì. E per fortuna, tornando a casa ho fatto due telefonate per sapere cosa è successo, perché chiaramente per cosa che chiedo, cosa fa l'Udin, no? Però un allenatore che perde, cioè io, se il mio allenatore ne perde 3-4 di fila, e io lo accompagno a Udine Sud, ragazzi. Cioè, questo è un bel messaggio per Lardo. Ma no. Io adoro Lino, sì, Lardo, e sono con lui da 3 anni, mi auguro di averlo da altri 3 anni. Però è normale, cioè non è normale, ma mi sembra una squadra con l'encefalogramma piatto. No, è anche vero, scusa. E credo che vada traghettata verso l'obiettivo, perché poi alla fine l'atmosfera di ieri, io spero di non viverla mai più, e sarebbe bello veramente arrivare tutti in fondo. Poi dopo di che, se è in fondo, ognuno però, farà le valutazioni che deve fare. Assolutamente, però posto che, come abbiamo sempre detto, le responsabilità, come i meriti, sono di tutti, la società ha parlato, si è presa le sue responsabilità, chiaramente anche la squadra sa di avere delle responsabilità, perché se i giocatori non rendono al 100% è anche colpa loro, è abbastanza singolare, diciamo così, che comunque un allenatore dopo 11 sconfitte consecutive, siamo in Italia dove lo discuti anche se fa un pareggio, dall'ambiente non sia mai stato messo. Lui ha avuto fortuna o bravura di costruirsi un bel tesoretto, no? E quindi si è costruito, e ci siamo divertiti a Milano quando abbiamo vinto con l'Inter, eravamo tutti gasatissimi, abbiamo rivisto Zaccheroni, Guidolini e Spalletti, da che torniamo ai tempi che furono, che erano grandissimi. Poi dopo perdi, abbiamo perso 11. No, 11 è una 11. Cosa allucinante. Io, se fossi allenatore, andrei sulla stampa e direi scusate ragazzi, scusate, poi siamo tutti umani, come dici tu, è uno sport, è meraviglioso. La domenica andiamo allo stadio per divertirci, tutti sotto la stessa bandiera, ma è la verità, non per litigare uno con l'altro. Giusto. E siamo una piccola comunità del nord-est d'Italia in cui dovremmo essere tutti una famiglia, ma è la verità, non vuole essere demagogia la mia, e ci troviamo invece concordo, a battagliare. Io devo andare allo stadio con i miei figli per divertirmi, no? Certo. E magari l'allenatore in questo caso è il capopopolo, quello che porta avanti la bandiera. E se il mio capopopolo dice agli ultras avanti prima, tutti sotto chi tocca, e si litiga con i giocatori, io non dico che non sono dentro lo spogliatoio e non mi permetterei mai, però io credo che almeno un minimo di mea culpa o di dire 11 sconfitte, no, ma spiegacelo tu, 11 sconfitte anche costa di dire colpa di Maxi Lopez, degli eroi che mi commentano in televisione, io non so, ma dici qualcosa.
Allora, dopo andremo anche a analizzare le dichiarazioni di Massimo Oddo, che sono un po' cambiate nel corso delle ultime settimane, ridete qua. Io voglio un po' di messaggi e poi vado a sentire i due tecnici qui freschi stanno arrivando i primi... Ai lati. Vai Eleonora, vai tu. Stanno arrivando Raffica. I primi messaggi che sono tra l'altro abbastanza contrastanti tra di loro. Voglio leggere tre esempi appunto. All'inizio l'atmosfera era bellissima, sembrava una partita di Coppa, pubblico commovente, meritiamo di più da parte di Michi. Poi la soluzione, si parla appunto del cambio allenatore, che cosa succederà? La soluzione Guidolin penso che sia la più sicura, con più garanzia da parte di Pier Giorgio. L'ultimo esempio di messaggio: purtroppo in queste situazioni paga sempre l'allenatore, ma dopo Guidolin abbiamo cambiati tantissimi, forse il problema non è l'allenatore ma comunque Forza Udinese, da Marco Lazzugliano. Beh sì, insomma, ognuno poi si schiera e la pensa, è chiaro che in queste situazioni vale tutto, 11 sconfitte consecutive, puoi dire qualsiasi cosa e ci azzecchi, no? Puoi sparare ovunque. Però torniamo un attimo sul discorso Oddo, perché dopo andiamo anche a analizzare le sue dichiarazioni, quelle che dicevi anche tu, no? E poi andremo anche a vedere i nomi che si fanno, ci sono anche molti nomi che molti allenatori che si autosponsorizzano in questo momento. Ma Max, tu come la vedi? Cioè, il crollo secondo te è un pochino quello che hanno analizzato loro, quindi da un punto di vista fisico, sì, sicuramente. Forse anche di nervi dopo un certo punto. Ma ecco, allora, se parli del primo crollo di nervi, secondo me l'ha avuto l'allenatore, perché tutta questa sua sicurezza che ha dimostrato dall'inizio, da quando è arrivato, sia nelle conferenze sia nel modo si presentava in panchina. Davide prima ha detto al lancio delle bottigliette, vedi che anche lui ha perso questa sua sicurezza, questa sua calma, e logicamente viene trasmessa anche alla squadra. È stato fatto il paragone con Zaccheroni. Zaccheroni è stato un ottimo allenatore, però allenava dei giocatori con tanta personalità. Questo magari dopo Valerio lo può confermare, perché erano tanti giocatori leader all'interno che, se le cose andavano su questa strada qui, già da soli riuscivano a metterle a posto, perché c'era grande personalità. Nei giocatori dell'Udinese adesso, vuoi perché sono giovani, vuoi perché chi realmente dovrebbe trasmettere questa personalità non ce l'ha, allora veramente arrivano alle 11 sconfitte. Puoi dire al mister che doveva cambiare qualcosa, perché era lui che doveva cambiare magari l'assetto tattico. Quando lui è arrivato ha cambiato l'assetto tattico del mister Del Neri, dove il mister Del Neri penso che tutti abbiamo criticato perché non vedevamo il gioco, sì. Però adesso la strada è ritornata alla stessa, non è che abbiamo cambiato, è stata cambiata per un periodo, però poi hai voluto perseguire una strada che purtroppo risultati non te li ha dati. Maxi Lopez, se non può giocare, se ieri io lo accetto che lui esca e manda a vaffa tutti quanti, se davanti c'aveva uno specchio. Però lui non può permettersi di mandare a vaffa né l'allenatore. Cioè tu dici solo se stesso. Sì, se stesso. Mandare. Principalmente deve mandare se stesso, perché è messo in campo per fare la differenza e la differenza non la sta facendo. La squadra di Napoli, come lo stanno dicendo tutti quanti, anche secondo me era una squadra da riconfermare, perché almeno hai visto la fame, la voglia di correre contro un signor Napoli, perché vediamo anche ieri sera è stato dominante sulla Juve. Sì, è vero. È vero? Sì, quindi... Ma può essere letto quello che ha fatto ieri, un tentativo di tornare alla squadra che lo fece però, vincere 5 volte. Le dichiarazioni, Davide, cioè, prima, le dichiarazioni che ha detto anche Davide prima, le dichiarazioni che sono state fatte pre-Napoli, è come se tu andassi là, intanto andiamo a giocarci la partita così perché la partita è importante col Crotone. Però la squadra importante tu l'hai messa contro il Napoli, contro il Crotone, non hai messo la squadra con la stessa forza. Vabbè, è chiaro che qualcosa si è incrinato nella sua serenità, no? Ma poi è anche facilmente capibile che le sconfitte ti portano ad avere meno certezze anche a te allenatore, soprattutto se magari non sei così esperto, se sei comunque alle prime esperienze e magari ti possono un attimo far perdere la lucidità. Questo glielo dobbiamo concedere assolutamente. Sì. E quello che insomma è quello che stiamo dicendo, un po' il tracollo della squadra, si è un pochino accompagnato anche a un tono di dichiarazioni che via via più aumentavano le sconfitte e più insomma risultavano un pochino, cioè facevano un pochino di rumore. Andiamo a sentire un po' di dichiarazioni dell'allenatore e poi ne parliamo con Valerio. Io ho un contratto come opzione, se dovesse arrivare entro la 12ª posizione io rinnovo automatico. Se io non dovessi arrivare, se dovessi arrivare 13ª, io non ho l'opzione. E spero vivamente che la società
mi dia l'opportunità, anche pur fallendo questo obiettivo, di rinnovarmi un contratto. Quindi per me l'Udinese è un punto di arrivo e spero che mi faccia 10 anni di contratto. Ve lo dico a fine anno che colpa mi darò. Adesso non serve, è inutile fare o cercare polemiche che non servono a nulla in questo momento, è veramente inutile, anzi si peggiora solo la situazione. Si sono dette e lette tante cose, ma la verità la so solo io. Poi eventualmente un giorno ne parleremo, non c'è bisogno del ritiro per cementare il gruppo è solido, il gruppo ha voglia di uscire da questo momento. Non è sempre bello ciò che fai, l'importante è trasformare in positività quello che non è bellissimo. È ovvio che nessuno fa piacere stare in ritiro. Mi fa pensare che veramente ci sia pochissima personalità e purtroppo questa è una cosa difficile per un allenatore da mettere. Un allenatore le può provare di tutto, mentalmente, bastone, carote, incoraggiarli, incitarli, sgridarli. Però è bene che ci mettano anche qualcosa di loro in più. Perché io... ovviamente dopo 9 sconfitte ho le mie grandissime responsabilità e me le prendo tutte, però c'è bisogno che si faccia qualcosa in più tutti quanti. Se si legge l'intervista del presidente è talmente palese, sono talmente palesi le sue parole che non lasciano alcun dubbio, ma questo non è un problema. Ci sono grandi allenatori che hanno iniziato con tantissimi esoneri, quindi spero di... siccome io vedo sempre positivo, non è che un eventuale esonero mi butti giù, io continuo per la mia strada e prenderò solo cose positive da cui imparare e ripartire dagli errori che eventualmente ho fatto. Ecco, così, viste così, poi non lo so, ci si può anche sbagliare, ma sembra quasi una progressiva, diciamo così, staccarsi dalla materia, no? Creare un certo, anche alla fine dice, vabbè, ci sono grandi allenatori che, come dicevi tu Davide, che insomma sono stati esonerati all'inizio, insomma dichiarazioni un po' così, ma poi uno, ripetiamo, insomma si può esprimere come vuole. Non so se vuoi, prima di andare all'ultimo atto che è l'incontro con i tifosi, che ti è sembrato? Allora, il potere della comunicazione in questa età, in questo momento, diventa fondamentale. E per un allenatore, secondo me, lo è ancora di più dal momento in cui con tutto quello che passa, no? A video, sulla carta stampata, sui social network, è un momento che le prospettive ti cambiano dall'A alla Z senza troppa difficoltà. E ascoltavo con attenzione le parole di Massimo, è vero, da spettatore, da collega esterno dico che traspare questa sua difficoltà nel corso d'opera, ha fatto cenno a una mancanza di personalità all'interno del gruppo. Il che può essere anche vero, ma a quel punto credo che la personalità, se un allenatore non lo trova all'interno del gruppo in una o due o anche più figure, credo che la personalità per eccellenza o il leader per l'eccellenza a quel punto deve diventare l'allenatore. Deve essere lui. Perché gioco forza è quello che, no, il capitano della barca, è quello che deve far di tutto per trascinare nei momenti belli, nei momenti tranquilli, ma ancora di più nei momenti di burrasca, e questo purtroppo è un momento di grande burrasca, la nave in un porto sicuro. Non bisogna mai pensare, lo dico da allenatore, mai pensare che il fatto di lavorare con un gruppo ti metta nelle condizioni di avere l'autorevolezza o l'autorità di comandarlo, ma ti devi guadagnare con l'autorevolezza, con la fiducia, con la stima, con quelli che sono i tuoi insegnamenti quotidiani, tutto quello che la squadra ha bisogno di sentirsi dire in termini tecnici, in termini tattici, in termini motivazionali, perché poi dopo
il feedback ce l'hai la domenica, e se nel corso del tempo ti accorgi che c'è qualcosa che non quadra, devi essere bravo te a rimodularti, perché prima Marco diceva questa squadra a gennaio, a novembre vinceva tutto, è stato bravissimo, è vero, però poi nel corso del tempo quei valori lì non sono più dei valori e sono magari un peso che devi sapere gestire in maniera differente e modificarlo. Quindi ritengo che in questo senso probabilmente l'allerta andava messa, la lampadina rossa doveva accendersi già dopo la seconda sconfitta, la terza sconfitta era già troppo tardi secondo me, ma non sto dicendo che l'allenatore deve essere cacciato o doveva essere cacciato. Sto dicendo che da chi è un uomo di campo, da chi ha vissuto queste cose qua, e credo che anche Davide lo sappia, le percepisci in anticipo, certo. È un sesto senso, è come un sesto senso femminile. Vero. Queste situazioni di pericolo, anche nei momenti in cui le cose vanno bene, io che sono stato calciatore, io che sono allenatore, posso pensare che di qua a 3 settimane le cose cominceranno a cambiare, a 2 settimane non sono un indovino, però l'esperienza mi porta, e qua spero che i miei colleghi concordo. Mi diano ragione, perché è la verità, è una verità sportiva, ma scusa, è una verità. Io non so, non vedo lo spogliatoio quante cose può fare lui, no, ovviamente, ma lo no, so, ma adesso lo so solo loro, ma secondo me però lui sta giocando male la sua carriera. Cioè lui poteva adesso dico una cosa, poteva farsi da parte prima, vista l'escalation di, no, magari di, anche di dichiarazione, passato da un ottimismo a quasi rassegnato. Io credo che adesso, se lui, io non so cosa deciderà, poi me lo direte voi, se lo cambiano, penso che lo cambieranno, non lo so. Sì, cioè sono ore di riflessione, chiaro. Però non è facile la scelta. Sì, ma se lui, sì, ma se lui parte con 2 esoneri, con 5 partite vinte in 2 anni, no, fra Pescara e Udine, è dura, eh? Allora magari Valerio, tu che sei un attore che ti costruisci una carriera, forse lui sentiva puzza di bruciato, poteva fare un passo indietro prima, questo, per fare 2 avanti. E Davide, giudico senza sapere quello che capita all'interno dello spogliatoio, lo sa solo loro. Attenzione. Men che meno io di te. Perché però Valerio, tu parlavi di una cosa importante, no? Perché tu la comunicazione con i giocatori ce l'hai, con la stampa hai una comunicazione e tu con i giocatori ne hai un'altra chiaramente nello spogliatoio. Perché alla quarta sconfitta non sei andato nello spogliatoio e hai cambiato anche modulo tattico per togliere anche gli alibi ai giocatori? Che dopo 4 partite devi metterti in discussione, quasi, no? Diciamo di tutto. Perché non hai fatto questo? Magari perdevi lo stesso. Scusa un momento. Però, giustamente, quando è arrivato, Valerio l'ha ricordato prima, quando è arrivato qua, noi siamo passati dal 4-4-1-1 più o meno, quello di Del Neri e tutte le sue varianti, a un 3-5-1-1 che nessuno di noi se l'aspettava. E ha portato quel filotto. Poi tu fai un filotto negativo, a quel punto rientri nello spogliatoio. Ha avuto poco coraggio. Bravo. Raga, si torna a cambiare. Lanciare, a dare un segnale al gruppo. Esatto. Io... Noi invochiamo ogni sabato sera Pontisso. Parlando come causa ipotetica, principale causa ipotetica, da quello che ho capito, il modulo. È un segnale allora, che io volevo oppure dare, il segnale, oppure il segnale non è la colpa oppure, al modulo. Oppure, ma il non è solo colpa sua, oppure, ovviamente. Dai, è ovvio, momento, no. Non ho, oppure il mancato segnale di un qualcosa. Ma in campo, in Serie A, se non corri, non ti viene perdonato nulla in Serie A. In campo, se sei deficitario a livello fisico e atletico, le perdi le partite. Anche se l'avversario si chiama Benevento, mi auguro di no domenica, ma rischi di perderle. Allora, giustamente prima, Davide, hai detto, hai osservato, l'Udinese non meritava di perdere con il Crotone, e io aggiungo, non meritava di perdere neanche con il Cagliari, neanche con il Sassuolo, mai perso. È vero, è vero. Mai perso, perché se nel finale hai la lingua fuori, fai errori come quello di ieri, il secondo, che non si è tolto dalla traiettoria o comunque non è riuscito a deviare un tiro da oltre 10 metri, Samir, perché non ce la faceva più, perché era fuori, era in apnea. Vuol dire che se non sei fresco a livello fisico e atletico,
in A, lo ripeto, le perdi tutte al di là di quello che fai dei moduli. Allora, fammi finire il discorso su Oddo, perché poi sembra che dobbiamo impostare una trasmissione contro Oddo, abbiamo analizzato nel corso di queste purtroppo lunghe sconfitte tante varianti. In questo momento in cui l'allenatore è in discussione è giusto anche approfondire un attimo quello che di buono e quello che di meno buono ha fatto, se abbia delle responsabilità, se cercheremo di capire nel prossimo blocco abbia senso mandarlo via, quale sia la scelta migliore, perché è chiaro che è delicatissima in questo momento, no, la scelta, perché se voi mi dite la squadra ha un problema fisico, la squadra è crollata, chiunque venga avrà delle difficoltà, nel senso, scusami, in quattro partite cosa fai? Io mercoledì sera vado a giocare a Napoli contro la squadra più in forma del campionato, andiamo là e facciamo un partitone, il modulo è lo stesso, però mi sono trovato dei giocatori che erano freschi, Zampano, Ingelson, Pezzella dall'altra parte, lo stesso Stipe Perez, giocatori che erano stati utilizzati meno nell'ultima parte di questo campionato, guarda caso, mercoledì a Napoli fanno un partitone, non è solo una questione di testa, okay, è una questione fisica che si arrivava prima. Fammi arrivare a un ultimo episodio, perché poi vorrei anche parlare d'altro, abbiamo anche una telefonata tra l'altro con Campoccia, perché poi ci sono tante cose che col vicepresidente che si stanno dicendo in questi giorni, tante voci incontrollate, tipo che andare in Serie B convenga, ma ci sono altre voci incontrollate, ieri girava voce su vari emittenti che gli inviati di Udinese TV fossero stati aggrediti, no, siamo qui sanissimi, nessuno ci ha ancora aggredito, grazie a Dio, guarda Ferrari con la sua giacchetta pulita senza graffi, però insomma in questo momento si tende a buttare su legna e a far tanto per far fuoco, ma insomma tentiamo di spegnerlo un po' il fuoco, però c'è un'ultima cosa che volevo farvi analizzare di Oddo, perché ce l'hanno segnalata in tanti, ed è il momento in cui sabato all'allenamento ha incontrato i tifosi, giusto Maurizio? Esatto, allora abbiamo anche le immagini, perché noi chiaramente eravamo oltre la rete, quindi abbiamo anche un piccolo video di Massimo Oddo che si è avvicinato alla siepe che delimita il campo numero 3 e la rete, ovviamente ha scambiato qualche battuta con i tifosi. Quello che è uscito sui giornali, che è saltato all'occhio e ha fatto sicuramente discutere, è una frase: serviva questo anche prima. È chiaro che è un concetto che sarebbe abbastanza forte. Distanti. Però non è stato smentito, Davide. E questo è il grande problema. Non è stato smentito, perché Valerio ha detto che l'allenatore è il capitano della nave. Se non difende lui la sua truppa, se non è lui con la squadra, cioè non può prendere le distanze uomini, ragazzi. Scusate. Spero che non sia vero, ma non è stato smentito. Scusate, questa è la cosa che preoccupa. Qualcuno l'ha sentito, perché se no non lo scrive. Difatti, finiamola se no con lo quella smentisco subito di dire che i giornali scrivono sempre. No, assolutamente. Se qualcuno ha riportato una frase così grave, è gravissima, vuol dire che era presente ed ha ascoltato quello che diceva l'allenatore. Io non ero presente perché eravamo in sciopero, quindi non ho partecipato. Sono ogni giorno, ma non ero perché non eravamo lavorativi. Perché avevi paura della contestazione? Dio, ne ho viste io. Anche. Vabbè. Anche quando giocavi te ne ho viste contestazioni, sai. Ne viste ben poche di contestazioni. Caro mio, ne ho viste. Ogni volta sembra che quando giocavo io c'era contestazione ogni minuto, invece non mi sembra. Ma tu hai detto che quando eri tu non ce n'erano. Sono venute due volte e siamo andati a bere una birra. Così. Sì. Io ricordo quella dopo la Cremonese, ti ricordi? Ero giovane. Ecco. Eravamo tutti giovani. Mi sembra che sia saltato il rapporto, però... mi sembrerebbe fra l'allenatore e qualcuno all'interno del team, cioè succede. Non è la prima e l'ultima volta, poi nel succede. Calcio lo vediamo quotidianamente, succede. Io credo che però ad esempio Guido mi ammazzerà, no? Per me questa squadra chiaramente quando si è fatto male Lasagna ha avuto un problema tecnico in attacco abbastanza evidente, non fa più gol nessuno. Ieri Lasagna mi ha fatto una grande impressione, perché quando prende la palla tira in porta e la centra, è molto più forte adesso di quando era Carpi, è l'unico forse giocatore miglioratissimo. Ma tra l'altro però bisogna anche dare merito a Oddo, che Lasagna così lo ha valorizzato alla grandissima, Davide, hai ragione. E lì l'allenatore forse magari si aspettava qualcosa. Tra il non avere Lasagna e averlo, la differenza è notevole. Però ho detto che il problema principale evidenziato da questa squadra sono i gol subiti. 56 sono troppi.
56 però, gol. Però Guido, se tu guardi le 11 sconfitte, abbiamo fatto quanti gol, Giorgia? Pochissimi. Sì, però Davide, se quelle 11 sconfitte fossero state 3 pareggi, saremmo qua a parlare di un'altra, storia. Però la gente vuole, se non posso vincere, però la gente pareggio, vuole qualcosa perdere. Di diverso lo stesso. I campionati, la gente vuole divertirsi, vengono vuole i campionati capito? Vengono vinti dalle squadre non che segnano di più, ma quelle che subiscono di meno. Se poi segnano anche di più, allora è un trionfo. Cioè, bastavano 3 pareggi, ma innanzitutto non bisogna beccarle. Vado in pubblicità, poi parliamo anche con l'avvocato Campoccia, poi un po' di messaggi ce n'è per tutti, ci stanno massacrando, ragazzi, bello, pronti bello. A rispondere, torniamo tra pochissimo. Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta a Udinese Tonight con tutti i discorsi che stanno uscendo ovviamente in questo momento delicatissimo per l'Udinese. Come promesso abbiamo al telefono l'avvocato Stefano Campoccia, perché tra le varie cose che si dicono poi in questo periodo, soprattutto sui social, è che alla fine all'Udinese convenga andare in Serie B. Allora, è così Campoccia, buonasera, benvenuto al Tonight. Buonasera a tutti quanti. Adesso va di moda parlare in inglese, mi sembra che sia una vera fake news, o se vogliamo tradurla in italiano, una stupidaggine spaziale, nel senso che chiunque conosca la materia di cui stiamo parlando non può non capire che la discesa in Serie B è una tragedia da un punto di vista finanziario. Se posso spiegare dettagliatamente, ma molto brevemente, la discesa in Serie B garantisce, sì è vero, il cosiddetto paracadute, che dall'intervento normativo che è stato fatto recentemente è capiente per 25 milioni rispetto a quello che è il livello di remunerazione a favore della società che resta in Serie A, che riguardo all'Udinese negli ultimi anni è valsa più o meno una cifra che è quasi doppia. In realtà noi dovremmo fare i conti con la nuova prospettiva di ripartizione che deriva dalla commercializzazione che voi sapete essere in atto in questo momento, ma certamente stiamo parlando di una cifra che è esattamente il doppio. Come dire che chi dice questa sciocchezza non sa che andando in Serie B l'Udinese avrebbe ricavi dimezzati rispetto a quelli che ci si attende rimanendo in Serie A. Quindi facendo un po' i conti, quanto si perderebbe andando in Serie B? Sarebbe una vera tragedia, non credo meno che 30 milioni. Quindi insomma tutto un valore complessivo i giocatori, di società, è la svolta sui giocatori, di ricavi, di sponsorizzazioni, tante cose che diminuisce tutto dopo. Approfittiamo per averla al telefono per chiederle come la sta vivendo questa situazione, insomma che tipo di riflessioni si stanno facendo. Beh, certamente da un punto di vista del sistema tenete conto che l'Udinese, a proposito di chi sta portando queste informazioni evidentemente radicalmente sbagliate, sta parlando di una società come l'Udinese che da quando è nata la Melandri ha sempre lavorato per la meritocrazia e per la ripartizione in termini meritocratici, quindi uno basta che segua la politica legislativa dell'Udinese, che non è affatto da comprimario ma semmai davvero artefice, lo diciamo con un pizzico di orgoglio per la nostra società. Abbiamo sempre portato avanti il concetto di meritocrazia. Purtroppo, e qui rispondo alla sua domanda, è chiaro che se siamo in una condizione come quella attuale, dove cadiamo purtroppo nelle pastoie di questa classifica avulsa, dobbiamo lottare e quindi dobbiamo viverla evidentemente con passione, come noi sappiamo essere la nostra vocazione, e tutti quanti concentrati cercando di fare tutti quanti squadra. Ma certamente è una cosa che deve essere totalmente chiarita. Noi andando in Serie B prendiamo da un punto di vista finanziario una perdita importante. Qualcuno prima è intervenuto giustamente, io mi riferisco alla perdita solamente dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, quelli che derivano da Sky, Mediaset e quant'altro, ma giustamente si parlava di sponsorizzazioni, giustamente si parlava di altri fonti di ricavi. Quindi quando dico che la perdita di 30 milioni probabilmente è una perdita approssimata per difetto, non per eccesso. Sì, sì, una tragedia, quella che definiva lei una tragedia. Una perfetto, tragedia. Chiarissimo, abbiamo capito e spero che abbiano capito tutti quelli che poi scrivono queste cose. Grazie avvocato e buon lavoro. Grazie a tutti quanti, arrivederci. Allora, prima di andare nel merito, insomma, ci siamo lasciati con l'incontro tra Oddo e i tifosi. Andrei a leggere ancora qualche messaggio, Eleonora.
Sì, stanno arrivando anche i primi commenti per quanto riguarda le parole degli ospiti. Sono d'accordo con Gomirato. Prima di lamentarsi della presunta bassa qualità dei giocatori, volevo far notare che ieri avevamo in campo ben 7 giocatori titolari nella propria nazionale e 4 di loro addirittura andranno al mondiale. Le colpe evidentemente le ha chi non sa farli giocare tra di loro e sfruttare le loro indubbie capacità, da parte di Umberto. Poi ci scrive anche Giorgio. Come mai non è stata riconfermata la squadra che ha affrontato il Napoli? Evidentemente l'allenatore in confusione, che a sua volta trasmette le incertezze ai giocatori. Poi c'è una domanda per Bertotto e vuole sapere se secondo lui Maxi è stato bravo, perché a me è piaciuto ed è l'unico che può giocare vicino alla lasagna. Vedi, il calcio è bello perché vario. Ma assolutamente sì. Ecco, ti è piaciuto Lopez, ti chiedono. Secondo me... Ma di la verità, capitano. No, no, io dico sempre la verità. Sono abbastanza... Sei in classe il capitano. Sono abbastanza schietto in tal senso. Io da uno come Lopez mi attendo decisamente molto di più, sono sincero. È un ragazzo che ha dimostrato nella sua carriera di avere veramente talento, perché di talento stavamo parlando qualche anno fa, che però purtroppo quest'anno sta facendo fatica a mettere a disposizione della squadra le capacità che lui ha sempre dimostrato di avere. E in questo momento calciatori come lui dovrebbero essere fondamentali invece per una società, per una squadra, ancora di più quando pensiamo che è un attaccante che dovrebbe contribuire con i suoi gol a sistemare le sorti del, diciamo, che uno come della sua classe, della sua età, anche insomma, certo, anagrafica, ti aspetti che sia un po' un leader, uno che vada a tirare questo gruppo, no? E poi mi aspetto che appunto da un ragazzo che ha un certo vissuto, uscendo dal campo, non faccia certe manifestazioni nei confronti dell'allenatore in un momento di difficoltà, esatto, che non è tanto per il vaffa all'allenatore, perché amen, ma è sintomatico che la tensione che regna è una tensione importante e non giova assolutamente a stemperare quelle grandi difficoltà che la squadra ha. Bene, voglio fare dare una risposta complessiva a tutti quelli che ci scrivono, parlano solo i dirigenti, non parlano i Pozzo. Mi sembra che in una settimana tra il Paron e Gino ci siano state tante interviste e il punto di vista della società è stato chiarito, credo, per tutte quelle che sono state le richieste dei giornalisti. Quindi piantiamola di dire non parla mai Pozzo, perché francamente ultimamente sia padre che figlio si sono fatti sentire. Due, piantiamola pure di dire che non si critica, cioè che tutte le colpe sono dell'allenatore, non si criticano le altre componenti, perché insomma siamo qui da un anno a parlare, ognuno ha detto la sua, lo stesso Parone ha fatto delle ammissioni che chiaramente ci sono delle responsabilità. Certo. Ora, ripeto, questa sera parliamo dell'allenatore, abbiamo iniziato parlando dell'allenatore perché dopo 11 sconfitte consecutive qualche domanda ce la dobbiamo fare pure su di lui. Della squadra abbiamo detto mille volte, dei possibili errori che abbia fatto la società, lo ha ammesso la stessa società, quindi insomma piantiamola di dire sempre le solite fringhiacce. Abbiamo sempre detto che non esiste il colpevole o un colpevole. Cioè, se ne fosse uno lo elimini e risolto i problemi, Giorgia, insomma, di che stiamo a parlare. Quando abbiamo fatto quel filotto di vittorie, di pareggi, quelle 9 gare, il merito era di tutti, indubbiamente. Certo. Primo l'allenatore, poi la squadra, i dirigenti, e giustamente, eccetera. Sono stati lodati tutti. Esatto, e quando fai 11 sconfitte mi spiace. In dentro ci sono tutti, tutti, però sai, il condottiero, l'ha detto giustamente Valerio Bertotto, l'allenatore è il capitano, no, della squadra, è l'ammiraglio, chiamatelo come volete, e quindi se lui è stato bravissimo a fare quelle 5 vittorie, devi porti qualche dubbio, da allenatore te li devi porre dei dubbi quando tu non vinci, perché è umano ed è anche normale. Sì. Facciamo così. Tra poco cominciamo a entrare nell'argomento, e ora che si fa? Per dirlo alla Pizzul e Kumo, cioè nel senso, leggiamo dai siti qualsiasi cosa, Guidolin, Stramaccioni, Reia, cosa abbiamo letto? Vanoli, oggi abbiamo letto veramente di tutto. Mandorlini, Ventura, qualche giorno fa, insomma, di tutto di più. Tra poco entriamo nel merito di questo, di quello che potrebbe succedere domani, dopodomani, di quale sarà, anche secondo voi, la scelta giusta. Prima però proviamo a farle un passo indietro, andiamo a vederci i gol di ieri, Valerio. Subito. Ti va? Via. Tieni la linea. Sì. Tifosi. È
Eccoci qua, vai. Eccoci qua. Allora, andiamo a vedere i gol di ieri. Andiamo a vedere il primo gol, stranamente, di Lasagna. Per fortuna che comunque sta dando delle soddisfazioni a questo ragazzo e fa un gol davvero attaccante. Perché il movimento che lui esegue nel girarsi dopo questa palla cercata da Maxi Lopez, è sicuramente un movimento da attaccante vero che si alza la palla. Probabilmente il controllo non è stato eccezionale, ma la sua coordinazione lo ha portato a calciare poi veramente, veramente molto bene in girata, questa mezza rovesciata, a fare veramente un bel gol. Quindi complimenti a lui, perché è davvero, mi ha detto che sta crescendo veramente molto bene ed è un ragazzo su cui puntarci seriamente. Purtroppo un minuto dopo è successo questo, è successo che nonostante il breve vantaggio che dovevi assolutamente consolidare e far passare un po' di tempo, hai perso palla e su un cross purtroppo c'è stato questo, lo ritengo questo errore da parte di Samir, perché la palla era facilmente leggibile, adesso lo vedremo successivamente con un'altra inquadratura. Qua Samir ha fatto un movimento ad allungare per poi accorgersi che invece l'attaccante, esatto, gli tagliava davanti. Allora, perdendo quella frazione di tempo, ha dovuto recuperare facendo un tuffo di testa, però l'ha fatto corto e purtroppo l'attaccante loro aveva le leve molto lunghe, di conseguenza l'ha fregato sul tempo. Questo è stato un errore. Ecco, guardate la corsa, lo faccio andare un po' lentamente. Allora, qua la posizione è giusta perché è in leggero anticipo. Qua perde la marcatura perché non vede più il contatto, non vede più l'uomo e perde il contatto con l'avversario, quindi la sua corsa è leggermente in diagonale verso l'avversario. Poi si accorge che l'avversario fa questo movimento, lo fa anche lui, ma ovviamente sarà tardi e quindi viene fregato. Lì sì. Ma quando ha fatto quel movimento per rientrare, era già piegato, come se aspettasse di colpire di testa. E lì l'errore più clamoroso. Non è stato reattivo, era già piegato. E qua tatticamente fa un errore incredibile, perché lui, tra l'altro, la palla, guardate, può passare solo in quel pertugio, perché se tu vedi, giustamente una linea abbastanza se vai chiusa avanti con l'azione, vedi che si piega in anticipo. E poi allora sbaglia di andare di testa e non andare con il piede, perché chiaramente... La parte iniziale, secondo me, dell'errore, in questo caso di Samir, è questa qua. Lui deve avere più contatto con l'avversario, sì, certo, deve stargli leggermente più vicino, in diagonale avanti, ma... non lo faccio nuovamente perché poi dopo m'ammonisco come infatti, la volta scorsa, come si fa nel basso. Ecco, devi sentire l'avversario, sì, e se fa il taglio in avanti così come solitamente, eccolo qua. No, fate pure, non c'è problema. Era per riproporre la scenetta della settimana scorsa. Vedete qua lui non sa dove l'avversario, è davanti, esatto, dietro, esatto, quindi sta andando un po' sull'intuito e sulla sensazione di avere l'avversario ma non sapendo dov'è. Chiaramente poi dopo perdi la marcatura e succede quello si che si è fermato per colpire di testa, e questo è stato l'errore clamoroso, perché non devi fermarti per colpire di testa. Esatto, andiamo a vedere il secondo gol, allo scadere quasi del tempo. Qua c'è una palla persa in uscita da Zampano, Faraoni che inizia la sua azione, la gioca dalla parte opposta, continua la corsa, incredibile, tiro, incredibile, il pallo, pazzesco, e gol. Lui ha proseguito la corsa. Ecco, anche qui, secondo me, l'errore di Samir qual è stato qua? C'è fatto. Allora, qui c'è il taglio di Zampano e qui Samir che già si trova rispetto a tutti quanti, vedete le due linee. Fuori dalla linea. Ma cosa fa là in mezzo? Allora, lui è decisamente troppo basso, ok, come posizione. La posizione corretta doveva essere quantomeno in linea al più... nel disegno uno un po' più vicino, ecco qua, se proprio voleva dare una leggera copertura in questo frangente. Ma la cosa brutta, e la ritengo abbastanza brutta, che su un tiro non proprio fortissimo e non proprio vicinissimo, lui se l'è fatta sbattere addosso la palla, anziché cercare la deviazione o comunque andare sull'impatto per proteggere la casa sua, parlo della sua porta ovviamente,
e quindi allungare la traiettoria della palla. In questo caso poteva arrivare qua. Lui si è fatto sbattere addosso la palla ed è caduto come se fosse stato impreparato in tal senso, no? E infatti è andato giù per terra. E poi però Faraone ha fatto un bel gol. È stato bravo perché ha seguito l'azione. Faraone da una parte all'altra. Non era facile perché non aveva angolo. Non era facile perché non aveva assolutamente. Non aveva angolo. Però vale anche l'atteggiamento. Se lo riporti indietro, l'atteggiamento che ha Zampano: perde la palla, cammina. Se tu vedi tutto l'atteggiamento che lui ha nel passaggio, che può aprire tranquillamente il gioco e va verso l'interno. Qua c'è l'uscita. Perde la palla e cammina. E si ferma, sì. Cammina, hai ragione. Tu continui adesso. Vedi, lì io vedo... Guarda l'atteggiamento. Guarda, sì, lui, sì. La palla è su, lui sta salendo, invece di venire a... Guarda dove la palla fermi, e continua a camminare. Non vedi che sono tutti fermi, che si fanno anticipare con facilità. Anche Baracchi. Ma io adesso ho fatto l'esempio, adesso Valerio lo sta facendo vedere, però... Fofanà qua sta camminando. Sì. Ma sono tutti che camminano, per quello ti ho detto che nel finale non avevano più fiato. Siamo qua... Qui non c'è il cronometro, eravamo intorno all'86esimo. Ecco, l'86esimo, questa l'avevamo detto anche con altre partite, queste sono punti da portare a casa. Sì, col Napoli vai in vantaggio due volte a Napoli, allora te la devi giocare a quel punto per portare in palio la posta piena a casa. Se non ce la fai, perché comunque il Napoli, perché ha qualità, perché... almeno il pareggio devi portarlo casa fuori 2-2. E quindi le prospettive già ti cambiano. Qui c'è stata anche qui quella non, come si suol dire, no, tignosità nel volere aggrapparsi a un risultato a tutti i costi, e le situazioni poi di solito ti vengono in negativo. Quando non ci metti quel qualcosa in più, di certo la situazione è destinata a diventare più negativa di quello che è. Scusa, Zampano all'86esimo un pallone del genere deve pulire. Non deve neanche pensare dove può andare quella palla, deve pulirla e dà il segnale ai giocatori che la partita è finita. Sì, ma Marco, e invece si è messo a fare un dribbling. Anche se lui fa questa decisione di andare all'interno, perdi la palla, ma vai a recuperarla. Lì addosso subito vai a cercare di prendere la palla, non puoi mica camminare. Questo è l'atteggiamento purtroppo che ha fatto infuriare tutto il popolo, però tutta vedi, la tifoseria. Al primo errore non ci sono altri che poi intervengono per porvi rimedio. Perché è vero che ha sbagliato Zampano, però dopo, se guardiamo il Crotone, ha fatto girare palla con una facilità irrisoria i giocatori dell'Udinese, tutti fermi. Guardate adesso, perde palla. Tu vedi Baracca, guarda che palla che perde. Guarda, anche lui trotterella, anticipato. No? Sì, trotterella. Guido, quello che stiamo dicendo è che l'atteggiamento della squadra, le 11 sconfitte consecutive... E questo stato a Cagliari, avevi questo atteggiamento. Tu non hai avuto un atteggiamento di squadra cattiva, agonistica, che vuole. Valerio ha detto che porta a casa almeno il minimo della posta. Ma io ti ho già detto qual è, secondo me, la causa principale. Che non sono atleticamente a posto. Esatto. Perché qua, giustamente, su questa situazione qua, come abbiamo detto, alla fine della gara. Qui, allora, perdi palla, ok, Baracca immediatamente addosso, immediatamente addosso, lui stai sull'uomo, tu accorci. Quello è l'atteggiamento. E non gli dai, ecco, perché lui non è qua? Perché? Sì. E perché quell'altro non è là? Perché lui non viene subito qua? Perché lui non viene qua? Perché lui tutti non i giocatori del Crotone sono liberi, larghi. La situazione è questa, e siamo noi superiorità numerica, oltretutto, perché siamo più noi di loro. Ma sei, tu dici... Non puoi beccare gol perché sei tutti sotto palla o quasi, quindi voglio dire, per farti gol una squadra anche in Serie A deve sudarsela, cioè sono bravi loro ma devo essere bravo anch'io. Valerio, noi qua giochiamo con un tempo di ritardo, noi tutte le nostre uscite sul giro palla del Crotone abbiamo un tempo di ritardo, se tu vedi giochiamo con un tempo di ritardo, cioè quando noi usciamo loro hanno già preso la palla, allora a quel punto devi scappare. Noi da quando Zampano consegna la palla a Barak giochiamo tutti con un tempo di ritardo e purtroppo non è la prima volta. Perché se non accorci forte succede questo. Usciamo quando non ho la palla. Poi tra l'altro Faraoni, ragazzo d'oro, ma io nel calcio non mi ricordo che l'esterno destro basso
mi taglia il campo in diagonale e va a colpire lui, guardatelo. Perché lui è l'esterno, è il terzino destro basso, come si chiamava una volta, il terzino destro. Lui è partito dalla parte destra e finito là. Che ci faceva lì? E nessuno l'ha seguito. Sì, ma guarda, a uno all'ora è andato. È vero, quello che vuoi, dai. Però in campo... Ma devi seguirlo, Davide, mancano 3 minuti. Sì, è vero, però in campo i calciatori si accorgono che c'è qualcosa che non va nell'avversario. Certo. Però si percepiva, ragazzi. Certo. Allora Faraoni ha osato di più, perché certo, si è accorto che poteva fare che qualcosa, gli altri di più erano fermi, esatto, è andato avanti, è andato avanti e hanno segnato il gol. Purtroppo è da dire a Cagliari, quando io ho visto Samir mettere la palla in calcio d'angolo, ho detto no, adesso prendiamo gol. È scritto, queste cose qua nel calcio sono scritte, perché la squadra non è tignosa, non è cattiva. È possibile che non facciamo noi due falli con un po' di cattiveria della serie e qua non si gioca? Noi abbiamo fatto un gol meraviglioso, abbiamo preso gol 60 secondi dopo, e non è la prima volta, è la quarta partita che andiamo in vantaggio e prendiamo gol. Allora io rientro nello spogliatoio alla prima partita e le dico, ragazzi, un po' più attenti. La seconda mi arrabbio, alla terza dico, raga, voglio due ammonizioni subito. Devo interrompere la squadra. Avevo paura che passasse. No, ma non è possibile, dai. Cioè. Va bene. Leggimi ancora qualche messaggio, perché ne stanno arrivando veramente tantissimi. A proposito di ammonizioni, io non ho capito quella di Ianto. Sai che sei in difida. In questo momento l'Udinese ha bisogno come il pane di tutti i suoi giocatori, e tu vai a farti ammonire in maniera puerile del tutto. Quella mancanza di lucidità, capito, anche quella. È appena entrato, santo Dio, assumo. O forse un po' di ripicca per l'allenatore che non l'ha fatto giocare titolare, ragazzi. È appena entrato. Questo lo leggo anch'io come te. Ma i giocatori sono delle brutte bestie. Ma scusami, Guido, mettiamoci nei panni di Zampano e Pezzella, che vengono fuori dal San Paolo con gli applausi di tutti, grande partita, eccetera. Però non, poi rivengono, non sono giustificati, ma sono uomini, Davide, sono sì, dei ragazzini. Però devono giocare, e dicono, ma pedalare. Se anche quando gioco bene non gioco, allora quando gioco no, io? Comunque, questo è il problema. Questo è un altro discorso, parlavo di Ianto. Ianto ormai... anche lui ha giocato bene Ianto a San Paolo. Ianto ormai tra nazionale, Udinese ha sulle gambe e sulla testa e sul cuore una settantina di partite, entra in campo Iniesta ne ha 85, entra in campo e io non accetto che lui, sapendo che è in difida, sapendo che l'Udinese è in difficoltà, sapendo che l'Udinese ha bisogno di tutti i suoi componenti, si faccia ammonire in maniera così puerile. No, non l'accetto. Sono d'accordo, cioè, ragazzi hanno 23, 22, 24 anni, non posso pensare che... Io lo riesco a fare. Non funziona, però accettiamo lo stesso il time out. Vedi che va, tocca mica lì, voglio sentire da casa, vai. Da casa arrivano tantissimi messaggi davvero, moltissime anche opinioni contrastanti. Si parla molto di problematiche atletiche, ma questione sembrerebbe, a mio avviso, maggiormente mentale. Poi si parla anche, è follia criticare la società, il programma c'era, i calciatori anche, altrimenti 9 risultati utili consecutivi di quel livello non si facevano. In questo momento si deve infondere coraggio e grinta ai giocatori, questo lo fai solo parlando con loro. Ma il mio dubbio, e questa è un'interessante visione, è che con gran parte di loro ci sia un problema di comunicazione, in quanto quasi tutti stranieri. PS, Barak da gennaio non mette più la gamba di contrasti. Ultimo messaggio. Parlano anche il friulano. Sì. Ultimo messaggio. Gino anche. Ha parlato solo con i vostri giornalisti. Intervista programmata da parte di Sandra. Cosa rispondiamo, Sandra? Che bastava andare in edicola e comprare i giornali, perché c'era una pagina intera di Gino Pozzo sul Messaggero Veneto, se non sbaglio, e un'altra sulla Gazzetta. Quindi evidentemente non ha parlato solo con noi. Vabbè, non importa. Comunque, se lei ha visto la nostra intervista, va bene. Vuol dire che ci segue, Sandra. Esatto. Comunque, non ha parlato solo con noi, ha incontrato tutti i giornalisti senza interviste esclusive. Va bene, chiarito anche questo, signori, io andrei bello, in pubblicità. Però, lui ti ha portato una bella serata. Sei grazie. Felice di essere qui? È un momento meraviglioso. Senti, vero che bello, un po' di pagare, vabbè, ma se no ci annoiamo. Ah beh, certo, ma poi quando si fa dell'Udi siamo tutti tifosi, dai. Sì, è un dispiacere, poi, dai, questo per tutti. È anche un momento in cui siamo incavolati perché ci teniamo. Quindi è chiaro che ognuno tende a dire la sua perché dispiace essere in questa situazione. Respiriamo un attimo, torniamo tra pochissimo, dobbiamo parlare di quello che potrebbe succedere.
Eccoci qua di nuovo insieme al Tonight. Allora, ci dobbiamo interrogare su quel che sarà. Ci stavamo un po' divertendo però a leggere i messaggi che arrivano, sono veramente tantissimi e ce ne sono anche alcuni bizzarri. Vogliamo divertirci un attimo, dai. Eleonora. Sì, siccome sono parecchi quelli che stanno arrivando di questo stampo, ne vado a leggere uno come esempio. Viva Gino Pozzo, viva Collavino, viva tutti. Così questo lo leggi. Oh, ma sei giovane e spigliata, ma ti sembra di riportare questo in modo equo? A 20 anni ci si ribella. Ribellati, no! Devo ribellare, assolutamente. Vabbè, dai, leggiamo, anche dai, facciamo un po' poi con chi ce l'hanno, dimmi con chi. Allora, Mago Mirato cosa dice? 70 partite di Ianto. Ma cosa? Ha giocato 30 partite in nazionale. Bruno Pizzul, molle il bevi. Allora, il signor Ianto è al suo secondo campionato di Serie A. Non saranno 70, ho detto 70 per dire, ma non sono distante dalla sono 53 verità. Di campionato. Sì. Più ne ha fatte tra nazionale, under 21 e nazionale, credo che sia 70, perché ne ha fatte sicuramente 15-17. Allora si deve documentare questo signore. Vabbè, comunque, insomma, grazie per scriverci così in tanti, bene, male o... 53 solo con l'Udinese, più quelli che ha fatto con l'Ascoli in Serie B. Non è sempre facile leggerli tutti, perché vedete che gli spazi sono ristretti, cerchiamo di infilarli appena possiamo. Finiamo un attimo con le rubriche. Allora, Guido, velocissimamente, ma vediamoci la sigletta, dai, dammi la nota stonata di ieri, vediamoci la sigletta che ci riporta un po'. La sigletta abbiamo fatto. Sì, vai, sigletta, dai. So good, so good, I got you. Samir, come ho detto la scorsa settimana, ancora lui, purtroppo è ancora lui, spero che non sarà ancora lui, ma ieri ne ha combinate due grosse. Il primo ha fatto un intervento lì, si è addormentato in ritardo da dilettante, poi sul secondo l'ho visto imbarazzato là, troppo basso. Bertotto, ai suoi tempi, quel pallone lì calciato da 10 metri e non era forte, lo avrebbe addirittura rinviato. Va bene, insomma, Samir abbiamo visto, e questo è. Però vogliamo un attimo regalarci anche un momento di gioia, di felicità, perché non c'è il Barone qui stasera, ma io suppongo che se lui fosse stato qui il migliore sarebbe stato per la partita di ieri Kevin Lasagna. Kevin Lasagna ieri ha raggiunto un traguardo importante, che sono i 10 gol in un solo campionato. Mi sta bene quel cappello. Bello, 10 lode a Kevin Lasagna, e insomma sono traguardi importanti. Andiamo a rivedere le 10 perle di Lasagna, dai. The groove.
Oh beh, che meraviglia ragazzi, abbiamo un attimo ripreso fiato, gol molto belli, gol da, insomma, da attaccante vero, sì. Gol che visti così poi uno dietro l'altro, veramente... Speriamo che siano di buon auspicio anche nelle ultime quattro gare, perché ha fatto tre gol in due partite e mezza, quindi l'importanza di Kevin è fondamentale. Posso fare una battuta, Giorgio, perché sto leggendo i messaggi che stanno arrivando? Sì, lo so, e stasera siamo inondati, è incredibile. No, è anche per sdrammatizzare. Abbiamo fatto un colpo, Taviano, E anche per sdrammatizzare un attimino, perché io ti posso garantire che quando è arrivato Odo qua c'era molto, molto, molto scetticismo da parte di tutti, perché dicevano non ha vinto una partita, prendiamo un allenatore che non ha mai vinto in Serie A, che è retrocesso col Pescara. Ha scelto la società comunque, cioè, voglio dire, non è venuto qua per grazia divina, qualcuno l'ha scelto e ha visto in lui qualcosa di importante che poi... all'inizio si è anche vista, poi ragazzi, qualcosa, non sempre le ciambelle riescono col buco, quindi, però voglio dire, ancora una volta i giocatori Barak, Lasagna, ma gli stessi allenatori li ha scelti la società, non è che lui una mattina si è alzato e ha detto vado ad allenare l'Udinese. Mi fa piacere che la tifoseria si siano accorti che questo è un allenatore che potrebbe avere un profilo importante, a tratti l'ha fatto anche vedere, però ripeto, io anche ieri l'ho detto anche ad alcuni colleghi miei, siccome io ho fatto l'allenatore e mi sento ancora l'allenatore, mi sento responsabile sia quando vinco le partite, meriti miei anche me li prendo, mi sento anche responsabile di quando perdo, io forse avrei fatto delle altre cose dopo 6, 7, 8 partite sicuramente mi avrei dato un segnale forte alla squadra, mi sarei fatto da parte, ti dico, quello che avrei fatto io, non siamo tutti uguali, qualcuno dice che le dimissioni non vanno mai date, è un segnale forte per vedere se lo spogliatoio è con me o è contro, no? Perché anche quello era una cosa che andava fatta. Dopo 11 sconfitte devi provare qualunque cosa, anche farli camminare sui carboni ardenti. Le dimissioni vanno date, secondo me, quando tu capisci che i giocatori non ti stanno seguendo più, tu vai dalla società e dici adesso scegliete o rimango io e fate fuori tre di loro. Ma 11 partite. Ma aspetta, cioè, ti dico, se no io le dimissioni da allenatore, che sono il primo lì, no, piuttosto devo ragionare prima e comincio a cambiare le pedine che ho a disposizione, non ne ho mica solo 13, ne ho 22, dico ok, allora tu non mi stai rendendo, prendo delle decisioni e so che vado a rischio, che con le mie decisioni posso essere mandato a casa, hai capito? Ma tu ti dimetti è come, secondo me, se tu ti levassi fuori da una responsabilità, ecco, e la lasci in mano a chi? Magari. Guarda Max, che quando si è infortunato Lasagna, io in conferenza stampa l'ho detto, mister, pensi di cambiare qualcosa nel reparto offensivo, visto che non abbiamo un giocatore come Lasagna con quelle caratteristiche, gioco forza, dovrei fare qualcosa di nuovo. Mi ha detto no, noi giochiamo con questo modulo che è quello che ci ha portato questi risultati. Ho capito, ma non hai più certi giocatori importanti. È lo stesso discorso che abbiamo fatto all'inizio, no? Cioè, esatto. Devi rimodulare quello che... Sì, ma Del Neri perché era criticato? Perché continuava a fare sempre la stessa cosa e il gioco non c'era. Adesso è la stessa identica cosa, con i medesimi attori, e sono state cambiate le posizioni, inventato un Struger Larsen difensore, un Lasagna messo nella sua posizione, che adesso sarebbe ulteriormente da cambiargliela, perché è il vero unico attaccante, vero, prima punta che hai. Vero. Allora andiamo a vedere che cosa si dice. Ma scusate, De Paul ormai non gioca più? No, hai detto Davide tu di no una sera. De Paul non gioca più. Cioè, abbiamo visto interviste e lui, io e ci divertiamo sabato sera. Qua come tre vecchietti rimbambiti, tutti mangiano la pizza, noi qua in diretta. No? E tutti portano a casa a tarda notte, e moglie mi dice ma dove eri? A parte che non stava. E dicono parla dell'Udinese ancora, ma parla di basket, di Udinese, volte. Ma sta a chiesa, mi dice la moglie. Che non stava. E io e lui benissimo, come due vecchietti, l'altro rimbambito di Marchino, che parliamo, vediamo l'intervista di Oddo, che praticamente massacra De Paul. Però non mi sembra che in questo panorama di fenomeni De Paul non possa giocare qualche minuto. No, ma cioè, guarda che De Paul, fino all'altro ieri, aveva sempre giocato. Era l'unico giocatore a aver giocato, disputato tutte le partite. Però Guido, da quando ha fatto quelle dichiarazioni, lo ha accantonato un po', Due o tre partite. Sarà successo qualcosa, immagino. Se l'è meritato anche De Paul, onestamente. Immagino. Ma completiamo l'informazione, allora. Il signor De Paul a Napoli è andato, è vero, è partito per Napoli, non stava bene, era infortunato, probabilmente non si è allenato come avrebbe potuto e dovuto, anche per questo motivo probabilmente ieri non ha giocato, perché ha avuto dei problemini di natura fisica, va bene, annunciati già lunedì scorso. Andiamo verso il futuro, andiamo a leggere le indiscrezioni, Maurizio.
Sì, allora proviamo a fare un po' di riordino delle idee che sono comparse in giro per il web. Idee ne sono comparse veramente tante, perché insomma è chiaro che chi non è in sella ad una panchina magari ha provato anche un po' a muovere le sue carte. Articolo della Gazzetta dello Sport di quest'oggi. Oddo, vicino all'addio, in pole Stramaccioni, poi Mandorlini e Guidolin. Questi sono i nomi che sono circolati un po' di più. Poi, come abbiamo detto prima, è uscito fuori Rey, è uscito fuori un po' di tutto. Uno dei principali portali che vanno a mettere il naso su questi affari è quello del noto giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, che quando c'è il mercato anche di allenatori mette sempre un po' il becco. Prima si parlava di un accordo in via di definizione per Stramaccioni, poi in serata c'è stata un'ulteriore virata, perché cosa è successo? C'è, secondo le indiscrezioni che filtrano, che arrivano, tutte quelle che sono la ridda di voci, non sarebbe trovato un accordo con Stramaccioni, allora sarebbe stato sondato anche Mandorlini, che però a sua volta è a colloquio con la Cremonese perché a Cremona è saltato Tesser. Insomma, le pedine in panchina si muovono, d'altronde ci sono obiettivi importanti, c'è la corsa salvezza in Serie B, pure ci si muove, perciò abbiamo stilato un po' di carte, aggiungiamo anche i nomi di Ventura e Vanoni, vediamo, così come abbiamo nella grafica. Vanoni, chi più Vanoni, ne ha più ne metta, Vanoni di carte ce ne oggi. Sono. Vanoni sì. È uscito oggi, Rey era uscito un po' di tempo fa, poi è scomparso, Mandorlini così, Stramaccioni si era praticamente vicini all'accordo, poi pare negli ultimi ore tutto bloccato, scrivono i siti. Questo è un po' il riassunto di tutto quello che abbiamo letto oggi. I siti, poi, cioè, parleranno, parleranno due di loro, no? Cioè, due che parlano, sarà, non so, la società, in tre, e lui, e forse la gente. Come cavolo farà a sapere i siti? Ma mi fa impazzire sta roba. Ma sono indiscreti, si buttano. Suppongo, in no, ma anche a me capita, io parlo con una gente e dico, teniamocelo per noi, il giocatore. E poi mi dico, certo. Hai preso quello, ma cavolo, fai giocare. Ma ascolta, ma poi succede che qualcuno, magari è lo stesso allenatore a chiamare il giornalista e dire, oddio, sai che c'è? Mi sembra strano però. Ma insomma, no, succede, succede anche questo. Beh, dai. Avendo lavorato nel web, insomma, succede anche che certi pubblicità, diciamo, certi allenatori mettono in giro la voce. Spoilerata. Arriva, no? Però se ti fai pubblicità, però perdi l'ingaggio. Sì, però magari qualcuno ci casca. Legge e dice perché no? Non lo so. Giorgia. Insomma, questi meccanismi sono abbastanza strani. No? Quando comincia ad esserci odore di panchina, succede qualsiasi cosa. Dimmi. Allora, la certezza poi, come al solito, dal campo. Siccome nel periodo non collegato stavo aggiornando i nostri ospiti su quanto stava succedendo tra Genoa e Verona, ho dato la notizia del pari di Romulo su rigore, mi hanno detto, mamma mia, sempre notizie brutte, ci dai, il Genoa è tornato in vantaggio con il gol di Bessa, quindi sta di nuovo vincendo il Genoa, la classifica dice Genoa 41, e Hellas Verona a 25. Questo è l'aggiornamento per quanto riguarda l'ultima gara di questo turno. È finita? No, non è finita. Non è ancora finita. Si è salvato la serata. Si è capito chi mi ha dato del portafoglio. Vabbè, insomma, questo è. Andiamo a leggere ancora qualche messaggio e poi mi sparate il vostro, diciamo così, la vostra idea su quello che potrebbe succedere o quello che secondo voi dovrebbe succedere a questo punto. Vai Eleonora. Non mi ha convinto la sostituzione di Maxi Lopez con Yankto. Stavamo giocando con palla lunga e Stipe più forte sulle palle alte. E poi c'è una domanda, sempre per Gomirato, che chiedono appunto, essendo lei grande intenditore della storia dell'Udinese, si ricorda una situazione così drastica? Peggio, lo seguito. Drastica? Beh, questa è rocambolesca, perché 11 sconfitte consecutive, insomma, è da nascondersi, ma a livello di punteggio in classifica l'Udinese è stata anche peggio, l'Udinese è anche di Pozzo, perché l'ho ricordato la settimana scorsa, nel 2001-2002, quando c'era prima Oxon, poi Ventura, l'Udinese si è salvata alla penultima gara andando a vincere a Lecce, che se pareggia a Lecce, Michele, no? Se pareggia a Lecce, considerato che l'ultima giornata i bianconeri dovevano affrontare in casa la Juventus, l'Udinese andava in Serie B, quindi a livello, la situazione allora era ben peggiore, ben più critica. Adesso l'Udinese, non dimentichiamo, ha 4 punti di vantaggio quando sono 12 in palio nei confronti della SPAL, ma non c'è soltanto la SPAL, c'è anche andiamo a vedere la classifica. Altre formazioni che sono dietro l'Udinese, e
per cui non è catastrofica la situazione. La trasferta di Benevento poi non è proibitiva, tocco ferro, non è proibitiva. Però devi dare una svolta, non ma è certo che devi dare una svolta. Giorgio, cioè, domenica ti voglio ricordare che c'è Verona Spalle, anzi Spal Verona, quindi voglio dire. A parte questo, sono tanti scontri diretti. Secondo voi che si deve fare? Velocemente, vi do 30 secondi ciascuno. Posso rispondere al signore che ha mandato il messaggio sul cambio di Yankto? No. Vabbè, non importa. voglio che tu mi dica che cosa, perché siamo in chiusura, che cosa, cioè, qual è, secondo voi, perché poi nessuno ha la ricetta giusta, qui, in che cosa dovrebbe fare la società in questo momento? Parti tu allora. Mi assumo io la responsabilità, sì. Io sono uno chiaramente che cerca di difendere sempre la categoria, però in questo momento credo che l'allenatore che abbiamo non sia credibile più nei confronti dei giocatori, quindi la società deve trovare un'alternativa. Ok, per te sparami un nome così. Ecco. Torno dopo, andiamo a Davide. Ma io ho ragione, uomo societario, la società fa sempre il bene della società e della tifoseria. Non dimentichiamo che non piace a nessuno cambiare. No, è vero. Ma per 1500 motivi, io mi terrei eliminatore per 45 anni, no? No, è un fallimento per tutti, ma sì, un cambio di panchina, sì, bisogna certo, dirlo. Certo. È un e la società, tutti, no? Cambiare per la società è veramente, sono sempre dei drammi. Sì, ma, sì, cioè il tifoso deve rendersi conto che non è... sembra che si giochi, qua invece nessuno sta giocando. È vero. La situazione è sempre difficile, però poi uno arriva a un punto finale, a una situazione senza ritorno, e qui guarda che c'è stata veramente tanta pazienza, un sacco di opportunità. Perché? Perché si pensava, boh, tanto ne vinciamo una e si combine, no? Vinciamo una e si combine. Poi arrivi adesso che manca 4 partite e comincia a guardarti dietro, il calendario domenica c'è Spal Verona, dici aspetta, va, la società per il suo bene deve buttare via altri base, perché alla fine è così. Il Cortona deve affrontare Napoli e Inter. Dici, pensi al bene di tutti. Anche la Lazio. E devi prendere delle decisioni. Quindi. Quando prendi delle decisioni, chiaramente trovi chi ti appoggia e chi non ti appoggia, ma solo dentro la stanza dei bottoni, chi è in mano sa quello che c'è da fare. E quindi la società sicuramente farà quello che ritiene giusto. Poi non è detto che quello che ritiene giusto sia poi la cosa migliore. Davide però, ha già fatto. Ha già scelto, ma molto non bene. Ha scelto l'allenatore. Quindi allora io vi dico, secondo me, a furore di non popolo... Non c'è Odo, bene, manca... Bene, quindi ecco. Bravo Guido, fuori dai denti. Odo a Ciase, è chiaro che io la prendo ma un po'. Guarda che la società ha fatto di tutto ma io, per, arrivare alla fine del rapporto. Ma dicevo, sicuramente è un ma trauma. Ma in questo momento serve... Devi fare qualcosa. Serve l'ultimo tentativo, l'ultima terapia, che è sempre quella più antipatica al cambio della condizione tecnica. Esattamente come volevo dire io. Quindi io spero, parlo a nome di tutti quanti, beh, chiaramente portare a casa Guidolin sarebbe, anche se non si vive di romanticismo e di nostalgia, Guidolin però rappresenta un pochino, so, il punto grande per la nostra storia, sì. Ed è sicuramente credibile agli occhi dei tifosi. Poi non so se sia fattibile o non sia fattibile. Non è fattibile. Già stato contattato a novembre, prima di Oddo, aveva posto delle condizioni, non voleva ritiro, non voleva altre cose, non questioni economiche. Non voleva le gare infrasettimanali, quindi la società gli ha detto di no. Ma il signor Guidolin. Ma era del Neri già... si può reintegrare, Guido? Va bene, del Neri. No, Guidolin no, era già stato contattato a novembre. Questo perché va bene, sappiano avanti, i tifosi. Parliamo di domani. Max, spara il tuo nome. Se pensi no, che anche un tu nome, che... no, un no. Nome fra quelli che hai fatto. Non vedo l'allenatore che non adesso ti... possa dare una svolta così determinante a livello mentale. Okay. Per me Oddo si è fatto fuori da solo con le ultime dichiarazioni che ha fatto quando il presidente ha parlato, secondo me è quello, se viene cambiato. Quindi c'è Fasino? Se viene cambiato, ti ripeto, perché non vedo questa grande sicurezza nel cambiarlo. No, tu dici che si potrebbe anche andare a provare, ma secondo me, avanti, secondo me guarda, se lui non è in rottura con i giocatori, non vedo la necessità di cambiare l'allenatore. Se lui non è in rottura con i giocatori, però questo si accorge la società, non è che perché i tifosi a furor di popolo vogliono il cambio. Esatto. Secondo me i tifosi a furor di popolo vogliono delle certezze e ti stanno parlando loro anche della società. Sì. Ok, vogliono delle certezze. Sì. Non, l'allenatore forse è quello meno criticato, secondo me la società lo deve cambiare se i giocatori non credono più nei suoi metodi, nel suo modo di rapportarsi, se lui ha perso la pazienza, altrimenti da qui alla fine tirami fuori 2 vittorie, sennò tutti i giocatori stanno in Serie B con noi. E va bene. Max, scusa, se la squadra sta andando alla deriva, 11 sconfitte consecutive, credo che una proprietà, una società le provino tutte per rimettere in sesto. Ma Guido, ma devi stare attento a non ma fare non è, un ulteriore errore. Ma non è l'allenatore bravo, scusa, non è l'allenatore in questo caso, come dici tu,
nessuno mi dà affidamento all'allenatore. Non è questione di allenatore bravo o non bravo, sì, no. È questione di provocare una scossa, sì, di sì, creare qualcosa, allora, perché ci sia la reazione. Scusate, da Gigi parte del Cagno, come due anni fa, no? Gigi De Cagno è già terminato, sta facendo cose ottime. Giusto, vero che scemo che sono. Scusa, visto che te sei saltato, due domeniche fa Palermo-Cremonese è finito in parità a Palermo. Vuol dire che ed era già in crisi, saltato una partita, saltato. Io con la coda dell'occhio ho visto qualcuno che ha proposto anche Tavian, oltre ad Adriano Fedele, eh? Vabbè, ho visto, allora, vi ho visti. E andiamo insieme. Bella coppia sarebbe. No, che Adriano li fa balzare dopo scherzo. No, Adriano adesso sì, terrei qui anche tranquillo Tavian. Valerio, siccome tu sei, non è che ti posso chiedere cacceresti l'allenatore o no, mi rendo conto che tu sei un collega fresco di Massimo Oddo, però ti dico, a chi poniamo domani subentra, che cosa è la prima cosa che deve fare? Che bella domanda ti ha fatto Valerio. Non vale vincere. Non vale la parola vincere. Ma io mi stavo concentrando sulla parte essenziale di tutta la questione. Cioè? Vincere. No, a parte tutto, sì, perché se mandate la videata delle partite che mancano con gli scontri, ti accorgi che in fin dei conti tu devi fare nell'immediato 3 punti e con Benevento non è facile, con l'Inter è tantomeno, e poi forse c'è le ultime due, ma forse le ultime due sono, chi lo sa, troppo tardi? Non lo so. Io quello che dico è che veramente, ma è già da un po' che lo dico, che l'emorragia andava interrotta tempo fa e adesso ti accorgi di dover non solo interrompere l'emorragia, ma fare un trapianto. Sì, è vero, ma è la verità, perché hai bisogno di 3 punti. Se devi fare il medico io non faccio da cavia, per fare giocatore va bene. Usavo delle similitudini. Okay. No. Va bene. Mettiamo Maria. Maria, come vi state preparando ai playoff? Va bene. Beh, c'è un'euforia clamorosa, però vedi come lo sport, questo vuole essere un messaggio anche a tutta la tifoseria che adesso magari vede tutto nero, no? Noi prima del derby di Trieste eravamo in grande difficoltà, i playoff sembravano sfuggirci di mano, i tifosi si erano arrabbiati con noi, il nostro allenatore in discussione, li abbiamo fatto quadrato, ci siamo un pochino, abbiamo ragionato su cosa fare, poi vai a Trieste, 28 vittorie di fila in casa, prima in classifica tutto l'anno, vai là, vinci e all'improvviso ti si apre il mondo, quindi lo sport basta una vittoria, poi dopo ieri abbiamo vinto d'inerzia e da fuori dai playoff ci troviamo quarti con il primo turno col vantaggio del fattore campo, col pubblico impazzito e siamo tutti felicissimi, quindi ce la godiamo, ce la giochiamo veramente senza nessun tipo di pressione per provare ad andare avanti il più possibile, per provare a regalare più soddisfazioni possibili alla nostra gente. Poi devi fare dei tentativi, io quando ho preso Coupen, l'ho messo in campo a Trieste contro... E quello diciamo sempre io, noi due eroi, no? Ci vuole coraggio. Cioè, gli eroi del sabato sera. Ma no, ma noi mi dicono, ma tu sei un matto. Io ho detto al mio allenatore, che poi magari è matto come me, ma senti, buttiamo Coupen al posto di Weidman, che è un bravissimo giocatore, ma si era intristito. E purtroppo lì qualcosa dobbiamo fare, no? Anche lì, come diceva Guido prima, da qualche parte devi mettere mano. Quando la squadra ha l'encefalogramma piatto, poi decidi che l'allenatore lo tieni, perché è costruito un progetto e vuoi portarlo fino alla fine almeno di questo progetto, sei nato e vuoi finire con lui. E qualcosa devi fare, io vado a prendere questo ragazzo di 23 anni dall'America e mi dicono, lo butterai mica dentro davanti a 7.000 persone, sì, lo catapulti, questo fa 16 punti e recupera la palla della vittoria, poi il dio del basket ti dà una mano e la vince, quindi una stagione che sembrava prendere una brutta piega, alla fine diventa trionfale e adesso vivi di inerzia e vai avanti, quindi io ai tifosi dico veramente di avere fiducia, di crederci, perché basta veramente poco, un gol, un rimpallo favorevole, una prestazione, una motivazione e poi cambia tutto e torna sereno, perché così deve essere, lo sport deve regalarci sempre delle grandi gioie, è un momento di aggregazione per me, questo è, questo sempre sarà. È chiaro che la vittoria di Trieste vuol dire ma un pizzico di rivalità, ma appena sotto la curva che i miei tifosi a festeggiare, io potevo anche finirla lì, ma ciao e grazie. Bene, però adesso giochiamo, vi aspetto tutti invitati ai playoff, ragazzi. Ecco, sì. E cerchiamo di divertirci, di godercela. Poi l'appetito viene mangiando, chi lo sa. Hai ragione, assolutamente ragione. Grazie anche per il messaggio di positività, perché è importante chiudere anche insomma positivi.
Ultimissimi, sì, anche proposte chiudere... di tutto di più. Sì, sì, vai. Infatti, appunto, è giusto anche chiudere con un sorriso. Perché non Bertotto in panchina? Oppure magari domani mattina Bertotto allena il Bruseschi, oppure addirittura allenatore Gomirato e vice allenatore. Mica ci sono 80 e mezzo sbagliate, ma è arrivato, come ha detto anche giustamente Maurizio, allenatore italiano. Insomma, tutti i nostri opinionisti qua potrebbero essere bene, tutti arruolati, futuri, insomma, mancano solo i conduttori, ma sì, no, quelli meglio di no, lasciamo perdere. Va bene, grazie Eleonora, è stato un compito difficile stasera, oggi, lo so, perché veramente oggi è stato un impatto focoso, diciamo, un impatto così focoso, però abbiamo retto. Grazie Eleonora Nocent. Grazie a Max Moras, grazie, ci a voi. Rivediamo, voi mi rivedete sabato sera qui a raccontarvela, quindi sera. Insomma l'appuntamento è una meraviglia, a questo punto non andate a ma mangiare la pizza sabato sera. C'è una penombra fuori, tu esci e dici ma che giorno è sabato? Va bene, grazie Davide. Ciao, perché accetti di però parlare di calcio, sì, con noi. Però sì, riportami un'altra volta dopo una vittoria, dai, speriamo. Va bene, mi dicono tutti così, ma ultimamente... Lunedì prossimo, dai. Va bene, se si vince bocca al lupo a tutti noi. Crepi, grazie Marco Tavian, grazie a te Giorgio, grazie mille a Guido Gomirato, grazie Valerio Bertotto, ciao, grazie a tutti, e a Maurizio Ferrari, grazie a voi per averci seguito. Noi domani siamo qui ovviamente in tutti i nostri appuntamenti con l'informazione per raccontarvi tutto quello che succederà nelle prossime ore, e poi ci rivediamo col Tonight lunedì, sperando stavolta davvero di vivere, insomma, un post partita diverso. Grazie, buonanotte a tutti.